Bentornati al corso Educa Italia, l'Italia che educa. Io sono Massimo Arcangeli. La volta scorsa abbiamo parlato della forma passiva dei verbi e oggi torniamo a parlare dello stesso argomento. Guardiamo queste scenette. Che fatica portare queste valigie. Aspetta, ti aiuto. Dove vanno sistemate? Lì sopra, vedi? C'è un vano per i bagagli. In questo dialogo c'è una forma particolare del passivo. Vediamo anche le immagini. Che fatica portare queste valigie. Aspetta, ti aiuto. Dove vanno sistemate? Lì sopra, vedi? C'è un vano per i bagagli. Scrivo l'esempio. Dove vanno sistemate si parla delle valigie. Dove vanno sistemate? Ascoltiamo ancora una volta questo esempio. Dove vanno sistemate con riferimento alle valigie? Vanno, la conosciamo, è una forma del verbo andare. Ripetiamo insieme il presente indicativo del verbo andare. Io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Andare. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. In questo caso però il verbo andare è usato come forma per il passivo. Vediamo che cosa succede, ma prima ancora ripassiamo insieme il modo in cui si forma il passivo in italiano. Vediamo questo esempio. Gianni mangia la pasta. Vedete, questo è un presente. L'esempio è Gianni mangia la pasta. Trasformiamo questa frase da attiva in passiva. Gianni mangia la pasta è mangiata da Gianni. Scriviamola. La pasta è mangiata da Gianni. Presente indicativo attivo e forma passiva. Gianni mangia la pasta. La pasta è mangiata da Gianni. Vediamo un altro esempio. Gianni ha mangiato la pasta. Vedete? Questo è un passato prossimo. Trasformiamo insieme anche questa frase dalla forma attiva alla forma passiva. Gianni ha mangiato la pasta, stavolta diventa al passivo, la pasta è stata mangiata da Gianni. Scriviamo. La pasta è stata mangiata da Gianni. Vedete? Forma attiva, passato prossimo,
forma passiva. Ancora un altro esempio. Posso dire Gianni mangerà la pasta. Scriviamo anche questo. Gianni mangerà la pasta. Vedete? Questa forma è un futuro. Trasformiamo anche questa. Gianni mangerà la pasta, diventa al passivo. La pasta sarà mangiata da Gianni. Scriviamo. La pasta sarà mangiata da Gianni. Vedete? Rivediamo tutti e tre gli esempi, all'attivo e al passivo. Gianni mangia la pasta. La pasta è mangiata da Gianni. Gianni ha mangiato la pasta. La pasta è stata mangiata da Gianni. Gianni mangerà la pasta. La pasta sarà mangiata da Gianni. Se ripartiamo dalla scena che abbiamo visto, scopriamo che il passivo si può formare anche in un altro modo. Ecco l'esempio, lo facciamo vedere ancora una volta. Vedete? Dove vanno sistemate? Sono sempre le valigie. Che cosa succede? Dove vanno sistemate significa dove dobbiamo mettere le valigie. Qui si usa, l'ho detto, l'ausiliare andare e si esprime un'idea di necessità. In questo esempio, quindi, la forma andare che si usa per formare il passivo esprime un'idea di necessità. Vediamo anche questi due esempi per capire meglio come funziona. Guardate, questo film va visto, cioè questo film deve essere visto, è un film importante. I compiti vanno finiti, i compiti devono essere finiti, anche questa è una cosa importante. Anche qui c'è l'idea di una necessità. Io posso usare il passivo anche in un altro modo. Posso dire il conto è pagato da Gianni, oppure posso dire il conto viene pagato da Gianni. Qui vedete ho un altro modo ancora per esprimere il passivo. Stavolta non c'è il verbo andare, ma c'è il verbo venire. Ripassiamo le forme almeno del presente indicativo di venire. Dite con me, io vengo. Tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Venire. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Dicevo, con il verbo venire noi possiamo formare un altro tipo di passivo. Guardiamo questo esempio. Vedete, in questo esempio, la questione sarà risolta da me al più presto, prima forma di passivo. La questione verrà risolta da me al più presto. Qual è la forma attiva di questi due esempi? Eccola. Risolverò la questione al più presto. Avete visto? Sono due esempi di passivo. Scriviamoli tutti e due per far capire l'uno e l'altro, anche se uno già lo conosciamo. La questione sarà
risolta, lo semplifichiamo un po', al più presto, al più presto. Questo passivo lo conosciamo, la forma attiva corrispondente, se pensiamo che qualcuno risolva la questione, sarà il futuro attivo. Qui abbiamo il verbo essere, che già conosciamo. Possiamo sostituire al verbo essere il verbo venire. Verrà. Questo è il futuro del verbo venire, la terza persona. Ora guardiamo insieme il futuro indicativo del verbo venire. Venire. Io verrò. Tu verrai. Lui, lei, verrà. Noi verremo. Voi verrete. Loro verranno. Ecco, abbiamo visto il futuro indicativo del verbo venire. Ancora una volta lo rivediamo e stavolta lo ripetiamo insieme. Io verrò, tu verrai, lui, lei verrà, noi verremo, voi verrete, loro verranno. Vediamo ora questo esempio. Fate voi il passivo di questo esempio nei modi che vi dirò. Vedete, l'esempio è Mario paga il conto. Trasformiamo questo esempio in un normale passivo, cioè ricorrendo al verbo essere. Mario paga il conto, trasformato nella corrispondente frase passiva, diventa il conto è pagato da Mario. Il conto è pagato da Mario. Ripartiamo dall'esempio. Mario paga il conto. Sostituiamo il verbo essere con il verbo venire. L'esempio diventa? Eccolo. Vedete? Il conto viene pagato da Mario. Se vogliamo esprimere invece l'idea di una necessità, cioè se vogliamo dire che il conto deve pagarlo Mario, allora il passivo diventa questo esempio. Vedete? Il conto va pagato da Mario. Abbiamo visto diversi modi di esprimere il passivo in italiano. Vediamo ora questo esempio. Lo scriviamo. Io scrivo si vendono vestiti. Si vendono vestiti. Cosa voglio dire? Voglio dire con questa forma esattamente questo. Sono venduti vestiti. Cioè, qualcuno vende qualcosa, la cosa che viene venduta sono i vestiti. Questo è il passivo per esprimere questa idea, dei vestiti sono venduti, e questo è un modo diverso per dire la stessa cosa. Si vendono o sono venduti sono forme corrispondenti. Vediamo un altro esempio per capire meglio come funziona anche questa forma del passivo. Eccolo l'esempio, lo vedete? Non si conosce il nome di quella ragazza. Se io dico non si conosce il nome di quella ragazza, intendo il nome di quella ragazza non è conosciuto. Scriviamo anche questa forma.
non si conosce, vedete? Oppure non è conosciuto. Ho detto conosciuto perché abbiamo fatto riferimento al nome, che è un nome per l'appunto maschile. Se il nome fosse stato femminile, avremmo avuto non è conosciuta. Non è conosciuta, per esempio, l'identità della ragazza. Non si conosce il nome, non si conosce l'identità, vedete questa forma è la stessa, sia per nome sia per identità. Se però trasformo questa frase in quest'altra, allora qui io devo tener conto del maschile o del femminile. Non è conosciuto il nome, non è conosciuta l'identità. Abbiamo visto perciò un altro modo di formare il passivo. Ricordate questa parolina sì, come nell'esempio che abbiamo appena visto. Non si conosce l'identità, non si conosce il nome di qualcuno. Attenzione però, scrivo questi due esempi. Nonno si conosce, oppure si conosce, non si conoscono. Vedete? Questa è una forma singolare, questa è una forma plurale, questa particella è la stessa, questa parolina, sia davanti alla forma singolare, sia davanti alla forma plurale, però se usiamo questo esempio possiamo farlo seguire dalla parola nome o da una qualunque altra parola al singolare, anche femminile, l'abbiamo già vista, identità. Se invece usiamo il plurale, allora la parola deve essere plurale e allora non ci sarà più nome, ma ci sarà nomi. Ci sarà sempre identità, ma in questo caso non sarà l'identità, saranno le identità, cioè la parola sarà plurale. Ripassiamo perciò insieme a questo punto i quattro esempi relativi alle ultime cose che vi ho fatto vedere. Ripetiamoli insieme. Non si conosce il nome, non si conosce l'identità, non si conosce il nome, non si conosce l'identità, non si conoscono i nomi, non si conoscono le identità. Non si conoscono i nomi, non si conoscono le identità. Rivediamo questi esempi con le forme del passivo che invece conosciamo già. I nomi non sono conosciuti, le identità non sono conosciute. Il nome non è conosciuto, l'identità non è conosciuta. E adesso ripetiamole tutte queste forme, ancora una volta insieme. Non si conosce il nome, non si conosce l'identità, non si conoscono i nomi, non si conoscono le identità. E poi vedete? I nomi non sono conosciuti, le identità non sono conosciute,
il nome non è conosciuto, l'identità non è conosciuta. Leggiamo ora insieme queste frasi. Questa rivista viene letta da molti. Vedete? Qui c'è il verbo venire. Possiamo anche sostituirlo con il verbo essere. Questa rivista è letta da molti, ma abbiamo deciso qui di usare il verbo venire per esprimere il passivo. Questa rivista viene letta da molti. Guardate anche questo esempio. Questa medicina va presa dopo i pasti. Vedete? Qui c'è una forma del verbo andare che abbiamo detto esprime necessità. Dobbiamo quindi prendere questa medicina dopo i pasti. Questa medicina va presa dopo i pasti. Qui vedete la macchina si deve guidare con prudenza. L'altra forma passiva che noi abbiamo imparato è questa. Si, vedete la parolina? E poi il presente di terza persona singolare del verbo dovere. La macchina si deve guidare con prudenza. E infine vedete l'ultimo esempio. Gli animali vanno rispettati da tutti. Ricompare qui, lo vedete, il verbo andare e ancora l'idea della necessità che avevamo già visto nell'esempio precedente. Questa medicina va presa dopo i pasti. Va è la terza persona singolare del verbo andare, del presente indicativo del verbo andare. Qui siamo invece di fronte alla terza persona plurale del presente indicativo dello stesso verbo. Facciamo ora qualche esercizio finale. Vediamo il primo. Trasformate le frasi che vedete alla forma passiva usando il verbo venire. Domani ti sarà mandata una lettera. In quella pizzeria si fa un'ottima pizza. I compiti si devono svolgere per domani. Un impegno deve essere sempre mantenuto. Ecco le soluzioni. Domani ti verrà mandata una lettera. In quella pizzeria viene fatta un'ottima pizza. I compiti vanno svolti per domani. Un impegno va sempre mantenuto. Vediamo ora il secondo esercizio. Attenzione, qui invece dovete trasformare le frasi sempre alla forma passiva, ma usando il verbo essere. Cecilia ha comprato un gelato alla nocciola. Giacomo ha venduto la moto. Laura e suo marito hanno adottato un cane. E vediamo anche in questo caso le soluzioni. Un gelato alla nocciola è stato comprato da Cecilia. La moto è stata venduta da Giacomo. Un cane è stato adottato da Laura e suo marito. Anche per oggi la nostra lezione è finita. Noi ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, esercitatevi, studiate. Alla prossima, a presto.